sponsored by Centro Commerciale Le Piazze. Dal 1993, il primo centro commerciale di Lecco. Centrolepiazze.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. Caponerolivio.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. Fratellicalegari.it. Made in Move. Fisioterapia e preparazione sport specifica. Madeinmove.it. Officine Santa Fede, Flanges Made in Italy, officinesantafede.com. Cerchio di centrocampo, bella l'apertura sinistra per Antoniazzi, si propone ora velocissimo Vanzana a sinistra, il pallone con l'esterno di Antoniazzi è per lui, un filo lungo, riesce a metterlo dentro, attenzione al colpo di testa, se la cava Lecco, ma c'è la conclusione e poi la parata di Safarica, se invece arriva la segnalazione, la palla di Angelo Battazza che è scomparso in settimana, è stato anche ricordato da un minuto di silenzio, funerali questa mattina, è un minuto di silenzio qui durante, prima della partita. Intanto grandi proteste per la perdita di tempo di Tosi che continua, ma qua anche i giocatori dell'Ecco, ma non arriva la segnalazione, l'arbitro guarda azzurre e gialle, pallone dentro per Capogna, la butta fuori Bigolin di testa a Pedrocchi, splendida la palla su sinistra, Pedrocchi, la conclusione che lambisce quasi, sfiora il palo e veloce, va segato, morbido il pallone dall'altra parte, rimesso dentro, Pedrocchi di testa, goffamente, non riesce a schiacciarla con forza, palla finisce, avviene il recupero palla come in questo istante, attenzione Capogna, sulla destra segato Edanna, Capogna da solo, cerca il dreaming, se la porta sul mancino, allarga per Draghetti, Draghetti dall'altra parte, finisce giù, calcio di rigore per il Lecco, subito l'indicazione del direttore di gara, steso Draghetti da, se non l'ho visto male, Ferri. Si attende il fischio che arriva in questo istante e c'è il pareggio di Segato, 1-1 al minuto 32, Nicola Segato va a realizzare il gol del pareggio dal dischetto, non sbaglia il cecchino blu celeste, il tacco di Segato sulla sinistra, Samaché molto alto, prova ad andare sul fondo, il terzino blu celeste la mette dentro, l'anticipo di Bigolina, arriva Pedrocchi col mancino al volo, la palla che finisce fuori, non di molto, ancora una volta grande scelta di tempo, il pallone era diretto a Capogna, non c'è fallo di Samaché che può giocarla ancora, la butta dentro sempre per Capogna che la mette giù col piattone, mancino va sul fondo, cerca di difenderla, cerca il rimorchio per Pedrocchi, la palla gli rimane lì, il tacco dietro, la conclusione di Segato fuori, ma l'Ecco che si fa arrembante ora in questo finale di primo tempo con la conclusione poco fa di Pedrocchi, ora al 37esimo di Nicola Segato da fuori. In questo caso corna, bene per la sovrapposizione, Danna entra in area, va sul fondo Danna, pallone morbido dentro e c'è incredibilmente il pallone fuori, colpo di testa di Riccardo Capogna sul secondo palo, dato l'illusione ottica del gol Riccardo Capogna. Munaretto la mette dentro, attenzione non arriva nessuno, c'è liscio la conclusione di Antoniazzi che va due volte a giocarla dentro, a colpo di testa la grande parata di Safarica su colpo di testa di Serruk, clamorosa occasione al minuto 27 per l'Arzignano, bianco e blu celesti e nere con la striscia verticale gialla e azzurra dell'Arzignano. Qualche spinta, l'arbitro vuole controllare che tutto sia a posto, il calcio di punizione, la battuta, Capogna di testa, Riccardo Capogna realizza il gol del 2-1, splendido il colpo di testa sul secondo palo, battuta benissimo la punizione dell'Ecco e il vantaggio dell'Ecco a minuto 33, Ricky Capogna, gol numero 16 di questa sua straordinaria stagione e l'Ecco va in vantaggio, completa la rimonta. Intanto una correzione dalla distinta, Gianmarco Cavaliere, non Cavaliere il neo entrato, Segato va alla punizione dentro, il colpo di testa
ad allontanare di Bigolin, poi la mette a terra Ruyu che allarga, Segato che è rimasto lì, il dribbling di Segato che punta in fondo, la mette dentro con l'esterno destro e colpo di testa, no, di un difensore, poi la conclusione, la traversa di Malgrati che ha provato con un tap-in dal limite dell'area col mancino, traversa, grande giocata. Sponsored by Centro Commerciale Le Piazze, dal 1993 il primo centro commerciale di Lecco, centrolepiazze.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza, fratellicalegari.it. Made in Move, fisioterapia e preparazione sport specifica, madeinmove.it. Officine Santa Fede, Flanges Made in Italy, officinesantafede.com.